Salve da Valerio, eccoci qui su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro arrivo a Brenvir, la città più povera di tutta Cyrodiil, e in particolare, come vedete, sono salito di livello perché mi sono spostato anche a Leyawin, non ci sono ancora entrato. Ho fatto tutto questo bellissimo percorso con tante bestemmie perché i Cavolo. nemici stanno diventando estremamente difficili, quindi dobbiamo migliorare il nostro equipaggiamento il prima possibile. Quindi significa che dobbiamo fare missioni principali, cioè non tanto missioni principali, comunque in generale missioni. Ora, la cosa brutta di Leyawin, mio Dio, che brutta la luna, è che le case sono una sovrapposte all'altra, ok? Quindi non sai mai se è il primo piano o il secondo piano. E ci eravamo lasciati. Dovevamo parlare con lei, che è il nostro nuovo contatto. You are the new thief. I am your new doyen. Ok. I Rumors? understand that Fathazar and his. No, non me ne frega un cazzo. Quindi, Brandil. Well, Vil perhaps presents little scope for an ambitious member of our guild. Perhaps you may find the castle entertaining. Little else. Ah, il castello di Brandil è molto speciale. Lavori speciali della Gilda dei Ladri. Sadly. You must demonstrate more skill before I can allow a commission job. Sell more stolen treasures to the fences. They will let me know when you have proven skillful enough. Ok. Quindi dobbiamo arrivare a pagare Good hunting. 150. Vi ho sbloccato furto su commissione. Schia mi ha detto che non mi offrirà altri incarichi finché non avrò svenduto altra refurtiva a Ongar o a Dargi. Devo vendere refurtiva premio. Wow, 750 così. A buffo. Va bene. Quindi scendiamo a Leyawin andando dalla porta alla scuderia 5 cavalli, 8 cazzi, come vi pare, piace di più chiamarla. 5 cavalieri. E questa è Leyawin in tutta la sua maestosa bellezza. Orripilanza. Un po'. Quindi sono le 3, le 6, le 7 e le 8. Nel mentre, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate della serie, come sta andando, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, parliamo con lui che non è un legionario normale, sta Well fuori. met, adventurer. A moment of your time, if you please. Ok. Perhaps you'll be able to assist me. I'm after some skooma dealers. Rumors. Truth is, the Legion doesn't know. Ok, A commercianti. small group of skooma dealers, led by a Dunmer named Caelius Lenavo, is holed up in the Greyland settlement, just up the road. I've been trying to catch Lenavo for months, but every time I approach the place, his lookout sees me, and he goes running. I need someone to go in there and put a stop to those fetchers. I don't care what it takes. We must get that poison they're selling off the street. Bring me Lenavo's ring as proof he's been dealt with, and I'll give you the bounty on him. Commerciante di Don't scuola. turn your back on Lenavo for a second. He wouldn't think twice about burying. Ok, beh, effettivamente Be si può vigilant, andare, anche perché Lenavo. il paesino lo volevo esplorare. Prima di entrare in città, iniziamo con una missione secondaria a questo episodio. Per poi andare direttamente al ricettatore di Leyawin. Che tra l'altro non ho mai visto, perché di solito vendevo tutto a Ongar perché semplicemente non mi andava di trovarli. Invece era facile capire dov'era. Ok, abbiamo sbagliato terra grigia, cioè seriamente la sentinella da qui a lì ti vedeva, porca puttana. Cioè, devi essere proprio un elefante, porca puttana, per farti scovare. Ok. I better cut down on the ale. Stalking this heathen, Ma tu seriamente credi? Ah, un qualificato di armatura pesante, la tua corazza metallica che danneggia meno rapidamente quando combatti. Ok. Sì, cazzo, abbiamo sbagliato tutto. Ok, abbiamo sbagliato tutto, lo ammetto, può capitare, signore. Anche ai migliori. Entriamo di soppiatto. Andiamo fuori. Troppi predoni nella stessa fogna. You'll make a fine hero.
Vedete, le armi a due mani permettono di attaccarci a una notevole distanza. Distanza tale da... così lui, cioè, tale da permettere a lui di colpirci, ma impedire a noi di colpire a lui. Ok. Quindi, corazza. Poi noi siamo pieni che devo vendere. Niente, per ora ci accontentiamo di questo. Prendiamo un bel po' di salute. Risveniamo la spadina, perché come vedete sono diventati veramente, veramente tosti. E tra l'altro ha cambiato anche razza, perché prima era un nord, ora è un fottutissimo orco. Ok, sono diventato un qualificato, bene! Ma sento come se c'è un altro nella camera. Oh, è il fatto che lui sbatte vicino la botte. Sembrava uno che mi stava rincorrendo. Quindi, anello. Ho preso l'anello di Kidius. Lo navo. Devo portarlo all'Ecrus. Vabbè, ok, continua. E ha un intero set d'armatura e mitril che vale tantissimo, ma non dà una grande armatura, anche perché è un'armatura leggera. Lo so, signori, purtroppo non siamo nel Signore degli Anelli, quindi qui direi che lasciamo robe come... come lo scudo di ferro non ci sarà per vendere per ricettatore. Come lo scudo di ferro, dicevo. Che merda. Abbiamo qui noce di caprino, che non so cosa cazzo sia una noce di caprino. E la scoma dov'è? La scoma dov'è, mi scusi? Spacciatori, spacciatori, ma non hanno scoma, in che senso? Mi prendi per il culo? No, non stavo a dire, non è che tipo è una truffa, la guardia voleva che uccidessi lui per qualche motivo, però effettivamente non ha senso, perché comunque lui ci ha attaccato. Ok, facciamo salire forza, resistenza e agilità, come sempre. E quindi continuiamo il nostro tranquillo percorso. No, non vedo scoma nascosta da nessun luogo, quindi non ne ho la minima idea, sinceramente. Ma facciamo finta di niente, andiamo dal nostro amichetto, gli mostriamo l'anellino. Any luck? Commercianti di scoma. Done it. I can't even begin to thank you enough. Perfetto. By the divines, I salute you in the name of the Legion. Here is your well-earned reward. 145. Puttana tua madre, 145 per quello che ho fatto. Ok. Leiawin mi ha sempre dato di città un po' coloniale, onestamente, ma non so il perché, onestamente. Quindi vediamo dov'è. Ok, da quella parte. Vedete, tutte queste tipo villette con colori ultra sgargianti, e ci sono anche un bel po' di argoniani, da dire, anche per il fatto che confina con Black Marsh, che sarebbe la Palude Nera ed è la capitale, cioè comunque la nazione della razza argoniana, o comunque dove c'è una prevalenza razziale argoniana. Ora, ok, qui c'è Darji. Il nostro Darji non è in casa, cioè è in casa, ma non è in casa, avete capito, no? Io mi accovaccio e vaffanculo, ti scassino casa, perché non mi va. Ho aspettato il giorno apposta perché pensavo che tu stavi dormendo, ma tu dormi di mattina, Eva Troia, quindi io ti vengo comunque a trovare in casa. Eccolo lì, Darji. Volantino. Poco ci interessa, sarà la solita pubblicità. Tra l'altro prendiamo un martello di riparazione, diamo una bella riparata a tutto. E parliamo con il nostro Darji, che sarà il nostro nuovo ricettatore. Are you looking for a fence? In che senso? Want to hear a Khajiit joke? Ok.
Vai avanti. Why do Khajiit lick their butts? Lecca i piedi di chi? To get the taste of Khajiit cooking out of their mouths. Che battuta di merda. A real thigh slapper, that one, eh? You, I heard lots others, only I can't remember them. Fammi indovinare, tu sei quello un po' scemo del gruppo, vero? I was walking past Rosentia Galenis's home the other day, and I... Ah, sì, questa è... Chiediamogli. Every time I pass by that woman's house, I hear odd animal noises and smell a foul odor. Maybe she's caring for some sick pet or something. Devi vedere che cazzo di animale malato che ha quella. Whatever it is, she should clean up her act. It's surprising that a wealthy woman like that would let her property fall into such disarray. Ha parlato quello che vive in una baracca nel quartiere povero della città. Ma andiamo avanti. Show me your stuff. Ok. Effettivamente lui vende un po', tra l'altro anche un bel po' di scopo. Ok, ci serve un altro bel pacchetto di 100 grimaldelli. Nel mentre patteggiamo a 60. Vedo già poco disponibile lui. E gli vendiamo robe come moneta di bronzo. No deal. Aspetta. All right. Diciamo che è bello. Per comunque ci conviene tenere alta la reputazione con i ricettatori. Quindi vendiamo l'amuleto di bronzo. No deal. No. Allora andiamo a 55. No deal. No. Allora andiamo a 50. No deal. È la mamma troia. Scendiamo a 45, perché sì, signori, stiamo patteggiando, cioè stiamo facendo in modo che appunto ora con questa percentuale acquisteremo gli oggetti al 178% del loro valore e li venderemo al 45%. Ok, abbiamo trovato il giusto prezzo. Deal. Perfetto. Deal. I can sell it. Prendete un po' tutto sto schifo che non li voglio. Ecco tutte le pergamene che hanno rubato. Effettivamente fa bene venderle. Il resto non ci conviene vendere, ci viene conveniente di più la città imperiale, perché lì il patteggiamento è più alto. Ok. Shadow hide you. Ma non abbiamo ancora venduto abbastanza, quindi dovremmo fare qualche furtarello. Dove rifacciamo i furtarelli? Questa è la città. Oh mio Dio, che brutta. Questa è la grande casa che tu puoi comprare Leyawin. Porca puttana, meno male che non ho mai comprato casa Leyawin. Ok, dicevo, dove potremmo fare qualche furtarello interessante? La sede dei Blackwood è più che una sede interessante per rubare. Allo? I am Gil. Romorso. I understand that Sadrasa is still... Povera scema. Good day. Tutti in un... Ma posso rubare tranquillamente, mi stai dicendo? No, che fai, è vero, sì, perché... Ah! Non posso dirlo. Troppi spoiler. Andiamo avanti. Allora, dove rubiamo? La sede dei maghi. Sì. Alla fine non siamo ancora un mago, quindi possiamo... No, possiamo rubare tranquillamente? No, non posso, di regola non possiamo rubare tranquillamente. Però dal momento che non ne facciamo parte, possiamo rubare. Perché se voi diventate parte della gilda dei ladri, vi si impedisce automaticamente di entrare. Ora vorrei cercare qualche roba tipo da alchimista. Mio Dio, se sei brutto tu! Sei proprio brutto! Sei proprio brutto, non guardarmi, Cristo! Mio Dio, no, non guardarmi, io vado via. Quello lì non ricordo, è uno proprio dei personaggi brutti, ma proprio brutti in culo. Ok. No. Diciamo che aspettiamo la notte.
Così non dovremmo avere nessun problema di sorta nel rubare, quantomeno si spera che stiano tutti dormendo. Quantomeno non in mezzo al cazzo. Greetings, Come Jael. non detto. Yes, I think Ce we're ne in sono for di some più, tough anzi. times. The death of Uriel Septim and his heirs. Oplala. So long. Alleggeriti. Questo qui dovrebbe bastare per farci sbloccare l'altra missione. Meglio non venderli tutti ora perché è probabile. Perché non mi ricordo la Sakira, cioè Shakira. Come cazzo si chiama quel Khajiit, il nostro nuovo Doyen. Doyan. Sì, vabbè, ormai oggi non so parlare. Cosa ci deve. Quante missioni ci dà? Quindi non vorrei che dopo questa ci sblocca automaticamente un altro ricettatore e preferisco farvi vedere tutti i ricettatori, anche perché io non li ho mai visti, sinceramente, per il semplice motivo che. Boh, io venivo tutto Are you da looking for Ogar. it? This Ogar should be Onar, come si chiama good. lui? Quindi. Qui? I'll just walk up. Ok, a quanto sono Shadow arrivato? on you. Non si sa. Porca troia. Ah, ok. Ho raggiunto il mio obiettivo. Ho piazzato del ricettatore merci per un valore di oltre 200 monete d'oro. Dovrei andare a trovare Schiva. Vabbè. Avete capito, no? Quindi ora. Furto su commissione. Sì. Ora andiamo prima a Brandville. Consegniamo la nuova merch. Cioè, vediamo di parlare con la nostra ragazza e continuare a ormai. Dove cazzo sporco ciuta 6 7 8 sei in casa? Ok, cioè ormai è 17 minuti, vediamo di iniziare almeno una mezza missione. You have returned. Sì, proviamo dei rumors. Ora Vasa Othraelis has a way with words. I wish you. Ma vaffanculo. Lavori speciali per la I Gilda. have a special request from the widow of a former fence in Leowyn. As your new doyen, I am asking you to help her. A street scavenger made off with a ring that the widow Adarji values highly. She is offering a reward. The guild frowns on freelance thieves. Are you willing to go to Leowyn, find the ring, and get it back to Adarji? Aiuterò questa povera vedova. This is good. Go to Leowyn, speak with Adarji, and help her find her ring. Va bene, piccolo Khajiit. Good hunting. Quindi, ritorniamo a Leyawin. Giusto? Sì. Ritorniamo a Leyawin. Questa volta dalla porta a nord-est, giusto per vedere un'altra parte della cittadella. Perché due indicatori? Mi ha chiesto di recuperare un anello. È una Khajiit che vive a Leyawin. Devo andare a Leyawin a vedere se riesco a trovarlo. Ma perché ci sono due indicatori? Mi scusi. Ho detto due indicatori esterni. Quindi stiamo parlando di qualche personaggio che è già fuori. Non capisco. Più passa il tempo, più io sono confuso. Quindi dimmi che ce la faccio, dimmi che ce la faccio, dimmi. Affanculo. She certainly can't handle a blade. A bit of a show off, if you ask me. Ok, ah, tra parentesi, se non Bye. leggete i Well, dialoghi, perché non escono i sottotitoli, è normale, ragazzi. Perché in norma i dialoghi, cioè i sottotitoli, io li ho sempre attivati, però non so perché alcune volte li traduce, have altre pity, sir. I got nothing to eat. no. Ah, dobbiamo One chiedere ai more. mercanti. Ok. I know of her. Non più di 5 monete. She lives on the west side of town. She is fond of the Three Sisters Lodge in the evening, but takes her midday meal at the Five Claws. Ok. She lives. Non ci dice più niente. Sì, perché Blessings of giustamente ricordate, Tomu signori, upon you. i Khajiit, cioè i Khajiit, i mendicanti sono gli occhi e le orecchie della Gilda. Fidatevi, quando state facendo qualche missione della Gilda, non volete qualche dettaglio in più o robe simili. Sempre comunque diretti da, le nostre, dai mendicanti, dai nostri mendicanti. Fidatevi, riescono a trovarvi sempre comunque la soluzione. Entriamo in questa taverna che, porca puttana, è letteralmente più grande l'insegna che la porta. E andiamo a cercare questa cazzo di.
Ragazza, qui hanno rubato l'anello. Sei tu. Why does the prey approach me? L'anello rubato di... Ah, vabbè, Yes, tu. a filthy Argonian stole my precious ring. It was a gift from my mate. It has sentimental value. I will pay well. The stupid lizard hunts with the name Amusai. Find him, find my ring. Make him suffer, kill him, and I will be pleased. La Gilda non vede di buon occhio l'omicidio. Stupid guild rules. He is only an Argonian. He is less than human and much less than Khajiit. If you Ti ricordo must che spare stai him, at parlando least con make him un suffer. argoniano. Ce l'hai di fronte, ragazza, un argoniano. You will not stay in Leowyn. You just visit, of course. Too many Argonians here already. People here don't like Argonians. Too many already. Ma perché dovrei aiutare un cazzo di xenofoba razzista di Sweet hunting. merda? Parliamoci onestamente. Tra l'altro, guarda che carina. Questa è l'unica locanda che ha tipo l'uno, il due. È veramente figo. E qui è una bella sezione di vini. Tu hai rumors Welcome, interessanti. stranger, to the Five Claws. Food and beds, cheap and good, but most of all, your hostess promises always clean. Minchia, che brutti occhi che hai, però. Wit'suduzi gives you her guarantee, everything Come clean, cazzo ti always, chiami? or you do not pay. Porca puttana, come ti chiami? So much dirt and so little time. Pause but a moment, and you'll be drowned in the tide. We all Ok. love Count Marius and his father before him. Arche bless his soul. Such a fine young man. And now his new wife, so beautiful, so fine. And wise? Della contessa Oh, Arianna yes. Valga. The new Lady Contea di Leowyn is Sherrol, daughter quindi to a nord. Countess Arianna Valga, County Coral. And so she knows just how the county should be run. Lady Alicia tells Count Marius exactly what to Ah, do, and he does as she quindi in quel says. senso. But listen to me, cawing and chattering like an old fish crow. You too. E già. Qui ci sono un bel po' di It conti in looks sospeso in speedy realtà. to this one. Ok, troviamo un altro pezzente. Sembra che lui sia un pezzente, guarda come è vestito male. Minchia, hai tirato una testata a dir poco all'insegna. How are you? Okay. Hello. You? Trovami un pezzente, Have pezzente a... sei tu, pezzente Please. sì. Ecco, amo I sei. might know that. Ecco a te. Poor bugger was arrested. Seems he tried to swindle the Countess. He's rotting in a cell in the castle dungeon now. No, non It's è common vero. knowledge that the jailers can be bribed to allow visitors to see prisoners. Bene. Blessings of the shadow Una upon robetta da quattro soldi, insomma, chi è che non ci sarebbe riuscito? Porca troia. Ok, vediamo di andare al castello, tra l'altro anche il primo castello che visitiamo, ma ragazzi, i castelli vanno visitati più in là perché vi danno missioni molto lunghe, non per nulla facili. Quindi sì, vi conviene andarci più in là e soprattutto quando dovete fare un bel po', ma veramente un bel po' di soldi con i ricettatori perché sono pieni di robe preziose. Quindi, benvenuti qui. Quello che può sembrare unico e raro in realtà è un ambiente abbastanza comune in un castello. Ok. Quell'orco fa parte di una missione, non fateci caso, più in là capirete. Che bella re, regina e compagnia bella, ma noi scendiamo direttamente giù per per le prigioni, anche perché lì sopra di solito ci sono le scale sopra il trono, più direttamente stanze private, in cui è illegale entrarci. Sì, ragazzo, un'altra volta ti farò. Ti pagherò il pedaggio, prima o poi. Mai. Ora che ho 100 grimaldelli, sai che cazzo me ne frega di pagarti il pedaggio.
tutta la mia avarizia si spreca anche nello sprecare una quantità esorbitante di grimaldelli, ma sicuramente non pagherò mai una cazzo di guardia. Ok, e poi non vedo l'ora di finire la troia. La gilda dei ladri, cioè, in realtà non è che ne vedo l'ora. Bisogna che io diventi più forte. Così. Porca troia. Ok, possa finire la missione dell'arena. Perché dopo l'arena non vi posso spiegare come, ma sappiate che così potremo diventare parte. Ok, potremmo iniziare a far parte della gilda degli assassini. Ok, porca troia, scusate se non parlo. Porca troia. Ok, sbloccata. Richiudiamo dietro di noi. E vediamo di parlare col nostro amichetto. Ah, Rieccolo. the Thieves Guild's new favorite. E comunque, per chi non si ricordasse, Amusei è quello che ha gareggiato con noi nella prima missione della Gilda dei Ladri. Quindi ci parliamo. What do you want? Come hai fatto a finire a lei, Yawin? The Thieves Guild refused to take me, so I came here. Leowyn is my home. It is where I was raised. I went to the Imperial City in hopes of joining the Thieves Guild. Now I am forced to live as a freelance thief. Parliamo dell'anello. Why should I tell you where it is? Here I sit in Leowyn's dungeon while you are free. What will you do for Amusai if I tell you? Potrei liberarti. Ok, se ti do un grimaldello? You'd do that for me? Maybe you guild types aren't so bad after all. Okay, it's a deal. Give me a lock pick and I'll tell you about the ring. Ecco, prendi questo grimaldello. Sunlit freedom. Yes, I stole that ring from Adagi. When I went to sell it, the fence told me I was too hot for him. He showed me an inscription on the inside, to Alessia. That had to be the Countess of Leowyn. The damn ring was stolen property. Well, I figured I would ransom it back to the Countess, except she tricked me. I was arrested for theft, and she kept the ring. Che The Countess troia. rarely leaves the castle. Good luck getting it back. I Ok, owe che you a debt of stronza. gratitude. Comunque, boh. Divertiti col grimaldello. Non so effettivamente se un grimaldello gli basterà. Però, noi siamo benevoli e diciamo di sì. Lui mi sa che andrà a chiudere la porta a chiave. Spero che gli basta per aprire tutte e due le porte, più che altro. Ma fatto ciò, diciamo di andare a trovare la regina. Porca troia, è già fuori. Mi stai dicendo seriamente Go ahead. questo? Più che altro non so come borseggiarla perché io non ho mai borseggiato. Cioè sì, so You're come in good fare per andare spirits sul cielo. today, my lady. Ma non è quello il punto, non so effettivamente come gestirla. Su internet c'è cioè la contessa, pare abbia provato a rivenderlo. Quando è andato a consegnarlo, l'anello è stato arrestato e buttato in prigione. Lei ha tenuto l'anello. E già che troia. Quindi vediamo prima di tutto. Cos'è questo indicatore? Perché quello credo che ci fa uscire fuori dalla città, insomma. O ci porta un pezzente? No, ci porta un pezzente. Perché dovrei chiedere un pezzente dell'anello? Mi scusi. Tu? One more coin. Recuperare l'anello della famiglia Caro. So, Alessia Caro has recovered her ring, and now you want to know where she keeps it so you can steal it È back. esattamente quello che ho detto, non c'è bisogno che lo ripeti. My pockets are a little light at the moment, if you know what I mean.
posso privarmi di 10 monete d'oro. I don't know where she keeps the ring, but I know who does. Talk to Ledara Mothril, the Countess's handmaiden. She eats dinner in the castle at the 8th bell. You may have to sweet talk her, but she knows all about Alessia Caro's habits and schedule. Okay. You should know that there are other secrets in that castle. Quali segreti? I've heard of a hidden torture chamber. They say that Count Marius interrogates Argonian immigrants from Black Marsh. The servants whisper that the Argonians are dragged into the basement and never seen again. You should stay out of there, just in case. Vabbè, mo sei. The poor bugger was... Rumors? Bogak Grobol has some good books at Southern Books. He's... Vabbè. È molto strano. Perché la... famosa... camera esiste veramente e non mi capacito del perché lo faccia in realtà, ma lasciamo prendere. Quindi troviamo questa troia della serva, che dovrebbe essere questa qui. Oh my. Sì. I am Ledara Mothril, Lady Leowyn's chaplain and chief advisor. I assist her ladyship so that her enlightened policies might achieve the greatest possible influence upon the affairs of County Leowyn. Quanto tempo ci ho messo per imparare a memoria tutta sta cazzata? This allora, better be good. Lo dobbiamo lusingare, quindi. Possibile che sia uno? That's pretty good. That's a... oh. Abbiamo peggiorato tutto perché questa è brutta. Perché you're wasting your breath. Sac. Ok. Uno. Due. Tre. Quattro. Perfetto. Uno. No, cazzo, ho sbagliato. Due. Tre. Quattro. Ci siamo di nuovo. Perché sono questi due quelli positivi. Ed è veramente scomodo quando sono così. Such... oh, that's pretty good. Cioè, più che altro vi dovete prendere la mano. Gracious, what a hero. Not that... not ne... oh, please. I'll take that. Andiamo a 70. I get it. Segreti oscuri nel castello Leyland. Shh, it's dangerous to be heard talking about that. The Countess has a secret passage somewhere in the basement that leads to her private quarters. That's where the torture chamber is. Sometimes I can hear the screams of the prisoners when I'm in my chambers. Recupera l'anello della famiglia Caro. Countess Caro is so relieved to have the ring back. It's been missing for many years. She wears it constantly. Well, not all the time. I mean, she puts it in her jewelry box for baths and at night. No proper lady would wear her jewelry to bed. Okay. Leowyn? Leowyn is in a state of transition. It has long been a respected county, making moderate cultural and economic contributions to the empire. However, Leowyn must move toward the mainstream of imperial culture, both in trade and in political affairs. Dov'è Alessia Caro? Morning, she's at the town chapel. At the castle, she hosts the evening meal at 8. She retires sometime after 11. She travels to Coral on the Ides of every month. Don't even try to find her between the 15th and 17th. I think I hear Milady calling. Quindi, dobbiamo andare nello scantinato, prendere questo passaggio segreto e arrivare nelle sue stanze private di sera. In tal modo possiamo recuperare l'anello, perché se lo toglie. Pertanto, entriamo qui. Saliamo al secondo piano. Gelata 3. Non siamo ancora nel periodo. Vedete, signori, le sale del trono, in realtà i castelli non li ho mai fatto vedere, perché in realtà sono piccolissimi. Sono sempre sala principale, corridoio con caserma, prigioni,
E sala del trono, però la sala del trono già da lì si dipana in sala da pranzo. Ecco, e di lì poi sta la sala della servitù, che di solito è Cavoli. privata. Vabbè, sì, però non c'è mai nulla di prezioso in realtà. E lassù c'è le camere private. Ora proviamo a fare una chiacchierata con il re a vedere cosa ci dice. Anzi, no, invece di vedere cosa ci dice, signori, sono costretto a lamentarvi che tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio. Thank you.